Sconfitta in casa per l'NPC contro la Mens Sana Siena, che si è portata subito in vantaggio. Bravi gli uomini di Nunzi, che hanno saputo difendere bene la palla, non tanto però a metterla nel canestro. È difficile limitare l'attacco senese, ma Rieti si applica e Di Prampero ruba due palloni di fila, uno dei quali viene finalizzato da Eli Antonio, che appoggia a canestro. Ma non tutte le azioni terminano così e Siena sembra padrona del gioco, mentre Rieti rincorre e le due squadre vanno a riposo lungo sul 29-38. La lotta è intensa, Siena va a canestro, ma Rieti ha trovato la chiave per giocare la partita. La Mens Sana comunque riesce ad avanzare un po', l'NPC sta giocando di squadra e riesce ad imporsi, riportando la partita in equilibrio. I toscani segnano sul fil di sirena e il periodo termina 53-56. In campo il duello è vigoroso con l'NPC, che tenta fino all'ultimo pallone, ma Siena riesce ad avere la meglio violando il Pala Sojourner per 66-73. A livello tattico, ha affermato coach Nunzi, l'assenza di Killo ha segnato fortemente la partita. A livello tattico è chiaro che l'assenza di un giocatore come Matteo per noi non solo di energia, ma era successo già da altre parti che avevano fatto delle scelte ben chiare e definite per limitare Deshaun e Matteo, ma anche Jack erano riusciti a risolvere la situazione. È chiaro, questa sera abbiamo avuto un'opzione in meno. Però diciamo che nonostante questo eravamo riusciti comunque a dargli la palla in certe situazioni che sapevamo che ci avrebbero pagato. Purtroppo ha sbagliato anche dei canestri facili che abitualmente non sbaglia, altrimenti potevamo parlare di una partita che alla fine non so se avessimo vinto, però avremmo giocato fino a punto alla fine. Però questo può capitare, voglio dire. Magari poi mi scuse. Sì. Mi è sembrato quasi